Benvenuti ragazzi, nuova analisi tattica con conseguente emulazione tattica per Football Manager da parte del vostro Magico Monta. Dopo ieri, la giornata storica in cui è uscito il mega database tutto aggiornato con i risultati ufficiali della stagione scorsa, quindi inizio save nel 2024, le stesse cose praticamente che c'erano già prima. Però in più il calciomercato è definitivo anche con gli ultimi trasferimenti, per esempio Balotelli oppure i cambi di allenatore, eccetera. E in più abbiamo aggiornato le CA e PA, aumentate o diminuite in base alla scorsa stagione e l'inizio di questa, proprio come fanno nella Rio, con ovviamente i mezzi a disposizione che abbiamo, che loro non hanno. Detto questo, questa breve anticipazione un po' per presentarvi appunto il database, un po' anche per anticiparvi che questa emulazione è stata testata proprio con quel save, passiamo ad analizzare la realtà, cioè l'analisi della realtà del Feyenoord di Prisk, che non ha assolutamente subito nessun contraccolpo né psicologico né tattico dalla partenza del suo condottiero Arne Slot, direzione Liverpool. Trovate l'emulazione, l'analisi tattica anche di lui nel mio sito e nel mio canale. E la dimostrazione la dà il fatto dei molti gol già realizzati in 8 partite dell'Eredivisie, ben 31, pochi quelli subiti. E in più, l'ultima ciliegina sulla torta, il pareggio 3-3 contro il Manchester City in Champions League. Andiamo adesso a leggere e poi guardare anche un video di spiegazione appunto dell'analisi tattica del Feyenoord di Prisk, scritta dall'analista del nostro sito Samuele Giuliano, che ringrazio sempre. Introduzione, non stiamo andando a leggerla perché l'abbiamo comunque già anticipata un po' ora, possiamo dire solamente fare una piccola premessa su chi è Brian Priske. È un allenatore che negli ultimi 7 anni è stato vice allenatore, in più 5 anni da allenatore proprio dell'Anversa e dello Sparta Praga. Detto questo, andiamo ad analizzare il 4-2-3-1 o 4-3-3. Cambia poco, come sapete anche spesso in Football Manager, in base ai ruoli. Comunque il 4-2-3-1 del Feyenoord nella stagione 24-25. In fase di possesso la squadra si trasforma in un 3-2-4-1 o un 2-3-4-1. Andiamo a vedere poi nella costruzione la differenza fra questo 3-2 e 2-3. In fase di non possesso invece la squadra si schiera con un 4-4-2. Prisk ha continuato il lavoro di Arne Slot, che è passato a Liverpool appunto proponendo un calcio fatto di possesso palla e ricerca del gol. In Eredivisie infatti la squadra ha già realizzato 31 gol in 8 partite, subendo nessuna notte e perdendo una sola partita. La costruzione al Feyenoord di Prisk piace costruire con un 3 più 2. La linea di difesa è formata da due difensori centrali, Ančko e Trauner di solito, e dal terzino destro Lotomba. Terzino destro che spesso e volentieri si va a spostare nel centrocampo formando una mediana a 3 per aiutare il possesso palla. Ecco perché si può vedere o un 3-2 quando resta largo o un 2-3 quando si va a stringere. Quindi fa entrambe i movimenti. È una linea a 2 appunto formata da centrocampisti centrali Ueda e Maduro. Ueda e Maduro sono molto utili nella fase di costruzione del Feyenoord, così come in quella di sviluppo, perché svolgono due funzioni: sostegno alla linea difensiva e velocizzazione. Sono degli ottimi velocizzatori appunto per lo sblocco della manovra. Passiamo proprio ad esaminare lo sviluppo della manovra del Feyenoord, che passa dai piedi appunto di Ueda e Maduro, perché sono bravi a giocare veloci la palla. In questa fase sono molto utili anche l'altro centrocampista, Milambo, che sarebbe l'uomo dietro le punte, e l'esterno sinistro d'attacco, Paik Sau. Uno di questi due giocatori si abbassa per ricevere la palla, per cercare di creare superiorità numerica a centrocampo, utile per mettere in difficoltà l'avversario. Quindi, come detto, o il centrocampista dietro l'uomo dietro le punte, oppure l'esterno alto, si vanno ad abbassare centralmente, l'esterno alto a sinistra, centralmente, a svolgere proprio del ruolo, tra virgolette, possiamo dire di regista o comunque di aiuto nella risalita del pallone. La finalizzazione del Feyenoord avviene principalmente sulle corsie laterali, occupata a destra,
dall'Otomba, appunto il terzino che comunque va a dare una mano, e Osman, e a sinistra da Hugo Bueno e Igor Paixão. La caratteristica più importante che accomuna questi quattro giocatori è la capacità di puntare e saltare l'avversario e mettere la palla in area di rigore. Oltre alle capacità di puntare e saltare, i due esterni d'attacco sono veloci e bravi a tentare il tiro da fuori area. Passiamo adesso invece alla fase di non possesso, con il Feyenoord che si schiera con un 4-4-2 molto compatto e stretto. Questa idea di posizionamento rende agli avversari vita difficile perché è molto dura trovare blocchi. L'unica variante rispetto al sistema iniziale è l'abbassamento dei due trequartisti sulla linea del centrocampo. Quindi due dei tre uomini li troviamo abbassati a formare linea 4, mentre uno resta alto. Transizione negativa. Nel recupero del pallone, gli uomini di Brisk tendono a, scusate, transizione positiva, tendono a consolidare il possesso e ripartire da dietro, riorganizzando il gioco. In quella positiva, invece, scusate, in quella negativa, quando si perde la palla, cerca di recuperare la posizione lasciando solo l'uomo vicino al possessore a rallentare la ripartenza. Punti deboli della squadra sono i falli commessi e gli errori individuali. I punti forti, invece, sono gioco aereo, velocità dei singoli e l'abilità di saltare l'avversario da parte dei giocatori esterni. Quindi, adesso passiamo a vedere il video. Partiamo dalla costruzione. Come vedete, il portiere intanto ne fa parte, ecco perché quell'uno nel modulo indicato. Ed ecco qui il 2 più 3. Come vi dicevo, con il terzino destro che va ad affiancarsi ai due mediani. Passiamo lo sviluppo, quello che dicevamo prima, dei centrocampisti che sono molto bravi a velocizzare la manovra e a portare avanti il pallone, sviluppando appunto l'azione. Passaggio con profondità per l'attaccante, non andata a buon fine. Attrazione, qui vediamo invece l'esempio, vi dicevo, del regista largo, l'ho chiamato così, memore anche del ruolo in Football Manager. Vedete l'esterno che si va a posizionare proprio come centrocampista centrale, attendendo il pallone, poi puntando e concludendo in porta. In precedenza, poi il cross cercato non è riuscito. Adesso passiamo invece alla fase di non possesso. Ecco qui il 4-4-2 con un uomo, uno dei tre trequartisti della fase nel lato del possesso palla che resta alto. Vedete, ancora qui si vede bene il 4-4-2. Ultima clip che vediamo è la transizione positiva. Pallone recuperato. Ci poteva essere ampiamente la possibilità di andare in contropiede e invece si consolida il possesso. Come dicevamo, la base è un 4-2-3-1, uno stile tattico, controllo del possesso ed una mentalità positiva. Nella fase di possesso i passaggi sono più corti, con un ritmo standard, anche se il gioco è abbastanza stretta. Si fa partire la difesa dal basso sfruttando il centro e le sovrapposizioni. Sul lato sinistro i cross sono bassi, cercando di portare il pallone in area di rigore, lasciando creatività. Fase di transizione: quando si perde il possesso, facciamo un pressing a tutto campo. Quando si riconquista, teniamo la posizione. Il portiere la calcia corta verso i centrali difensivi. La linea di difesa è più alta, con un blocco di pressing medio, e si indirizza l'avversario sui lati, concedendo il cross, come dicevamo prima. Squadra corta e compatta. Si impedisce passaggi corti al portiere con un pressing leggermente più intenso. Per quanto riguarda i ruoli sono un portiere libero, supporto, un difensore centrale, difesa e un difensore in posta. Sul lato sinistro abbiamo un esterno completo attacco, come dicevamo prima, per permettere sovrapposizioni avanzate e una posizione più avanzata per la partenza, alla partenza dell'azione. Sulla destra abbiamo l'esterno invertito, al quale gli andiamo a dare
di andare avanti appena possibile per permettere anche le sovrapposizioni e il movimento, dicevamo prima, di andare nella mediana accanto ai due centrali difensivi, scusate, ai due centrali di centrocampo. Centrali di centrocampo, appunto, che sono un regista arretrato, supporto per impostare l'azione e aiutare in fase offensiva, e un centrocampista difensivo difesa per dare copertura e aiuto alla costruzione. Sulla sinistra abbiamo un regista avanzato per il discorso che dicevamo prima, che si accentra e abbassa sul centrocampo per svolgere il ruolo di regista aggiunto. In fase di finalizzazione invece si comporta come un esterno classico. Centralmente abbiamo un centrocampista offensivo supporto, sulla destra un'ala invertita, attacco, quale gli chiediamo di partire largo. Davanti abbiamo un centravanti. Detto questo, andiamo a vederci una partita. Prendiamo, questo è il risultato, prendiamo un a caso in modo di andare ad esaminare. Prendiamoci questo 5-0 sul NEC con tanti 4-2-3-1 e andiamo ad esaminarci un po' la partita. Visto Come la tattica gira e i vari movimenti che vi ho spiegato prima, passiamo ad esaminare i risultati nel database che vi ho spiegato prima, cioè con le rose aggiornate, mercato aggiornato e addirittura il 26 di novembre, risultati reali della scorsa stagione, inizio save nel 2024, quindi scusate. Squadre qualificate per le coppe europee giuste e formato della Coppa Europea attuale. E inoltre, oltre ad esserci la possibilità di avere Warner Kids Under 15 non presenti nel gioco, ci sono anche le CA e PA aggiornate. Detto questo, la Supercoppa non l'abbiamo giocata perché io ho usato la versione con mercato chiuso. Quindi parte il 5 d'agosto, come vedete la Coppa da Coppia Giusta la giocata il 3. Poi invece iniziamo noi a giocare della partita con la ZEB, dove vinciamo tutte le partite dell'Eredivisie, come vedete la schermata, ad eccezione di una partita di Champions con la Stella Rossa, dove perdiamo 3-2, poi facciamo due pareggi con l'Atletico Madrid e Atalanta. Poi vinciamo con l'Union 5-1, perdiamo lo Stoccarda, intanto nelle Division ancora risultati utili e positivi, fino alla sconfitta con l'Ajax il 7 di dicembre. Poi in Champions vinciamo con la Dinamo Zagabria, poi vinciamo anche in Coppa d'Olanda, prima con l'Roda, poi eliminiamo il PSV, vinciamo 3-1 col Paris Saint-Germain, perdiamo con l'Arsenal, vinciamo anche con il Venlo, poi pareggio con il Monaco, vinciamo 1-0 all'andata, 3-2 al ritorno, vinciamo con l'Ajax in semifinale di Coppa Olanda 2-1,
per poi andare a vincere, non vedremo più avanti, la finale, calci di rigore contro l'Excelsior. In Champions, come detto, usciamo, eliminiamo il Tottenham vincendo 4-0 all'andata, poi perdendo l'Inghilterra, intanto in Eredivisie ancora tutte vittorie, fino a uscire con il Barcellona dove perdiamo 2-0 da allora e poi pareggiamo 1-1 in casa. Finiamo la stagione Eredivisie senza sconfitte, quindi con due sole sconfitte, vincendo l'Eredivisie appunto con 80 punti, due sole sconfitte, 8 pareggi e 24 vittorie. 91 gol fatti, solo 32 subiti. A livello di XG siamo i migliori con 75 e 29, possesso palla al 59%, come detto, miglior attacco, seconda miglior difesa, così come per XG. Per quanto riguarda i giocatori, abbiamo molti uomini in classifica anonima: Jimenez 19, Stengs 15, Milavo 14. Per gli assist, invece, il migliore è sempre Stengs con 13. Per quanto riguarda i risultati totali, Jimenez è il cannoniere con 31, Stengs chiude con 21 gol e 19 assist, Stengs ha giocato ala invertita a destra, Milavo, l'uomo dietro le punte, 18 gol e 8 assist, Ivanusek 13, 11, Pixau, il regista a sinistra, 11, 9, via via tutti gli altri. Per gli assist, bene anche i terzini, Hartman 14 e Zerotti 14. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per il sostegno che mi date. Spero i miei video vi piacciono e che lasciate un'iscrizione gratuita al canale ed un like al video. Un abbraccio dal vostro Magico Mondo.